Benvenuti a tutti. Oggi la lezione riguarderà i nomi e parleremo del numero dei nomi. Mettetevi comodi ed ascoltate attentamente. Dovete sapere che anche i nomi hanno un numero. Ogni nome esprime una o più qualità, vuol dire tante qualità. Si dice che il nome quindi ha il singolare e il plurale. Fate attenzione, singolare vuol dire uno. Un nome è singolare quando esprime una persona, un animale o una cosa. Invece plurale vuol dire più, tanti. Quindi un nome è plurale quando esprime più persone, più animali o più cose. Facciamo gli esempi. Singolare, una. Quindi in questo caso abbiamo Oca. Ed ecco il plurale. Quindi plurale più o tanti, e in questo caso abbiamo oche. Facciamo altri esempi. Uno, tanti. Farfalla, una. Farfalle, tanti. Bruco, una. Bruchi, tanti. Coccinella, una. Coccinelle, tanti. E anche per oggi abbiamo finito. Ciao, alla prossima. Ah, dimenticavo, se qualcosa non è ancora chiaro, ritornate alla lezione all'inizio, guardate attentamente, ascoltate attentamente finché tutto vi risulta molto più chiaro. Bye bye!